Presentato un'altra denuncia in procura, è il luogotenente Fiducia. Il suo racconto dice che un informatore svela la presenza di Matteo Messina Denaro a Bagheria nel 2011. In questo incrocio i carabinieri dispongono un posto di blocco. Ma arrivano due SUV, il primo sperona l'auto dei carabinieri per permettere all'altro di proseguire. Molto probabilmente nell'altro SUV ci sarebbe stato Matteo Messina Denaro. Il luogotenente denuncia tutto ai carabinieri dell'Europa, ma nessuno approfondisce il fatto accaduto. L'avvocato dei marescialli Masi e Fiducia si chiama Giorgio Carta. Racconta che nelle denunce dei due carabinieri, oltre alla mancata cattura di Matteo Messina Denaro, c'è anche quella di Bernardo Provenzano. In base ai racconti di altri carabinieri, la cattura di Provenzano e Messina Denaro si sarebbe potuta compiere diversi anni prima. I superiori di Masi e Fiducia, oltre a respingere tutte le accuse, li hanno querelati per diffamazione. Su queste vicende è in corso un'indagine da parte della Procura di Palermo. C'è un altro momento in cui si è andati vicini alla cattura di Matteo Messina Denaro. Nel giugno del 2011 il procuratore aggiunto Teresa Principato mette sotto controllo Leo Sutera, boss di Agrigento vicinissimo a Matteo Messina Denaro. Secondo Teresa Principato, Sutera era un intimissimo di Messina Denaro. Dai pezzini trovati, Sutera descrive Messina Denaro come una gran brava persona della quale ci si può fidare. Gli inquirenti fotografano Sutera mentre va in questo casolare. Prende un pizzino e si siede a leggerlo. 2 anni e mezzo di indagini. Per gli inquirenti quello è un pizzino di Messina Denaro. E sono convinti che presto i due si incontreranno. Devono solo aspettare. Nell'Agrigentino scatta un'altra operazione della Procura di Palermo. La polizia arresta Leo Sutera e così svaniscono 2 anni e mezzo di indagini, perché non c'è stato coordinamento tra i procuratori di Palermo. Per quella vicenda, il procuratore capo, Francesco Messineo, subì un procedimento del CSM, che poi fu archiviato. Teresa Principato commenta così quell'operazione. Infatti, mi riesce difficile e penoso parlarne. Le confesso che preferirei non parlare. Questo è Tonino Vaccarino, è stato anche sindaco di Castelvetrano. La sua storia è un altro grande mistero di Stato. Comincia tutto nel 1992, quando un pentito lo accusa di essere un importante mafioso del paese. Viene arrestato poco prima della strage di Capaci.
finisce nel carcere del Lucciardone. Dopo l'uccisione di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta, finisce insieme a tanti altri nelle carceri speciali. Questo è il suo racconto. Ci siamo ritrovati massacrati assieme a tanti altri in quel di Canosa e in quel della Sinara e in altrettante 21 altre latrine d'Italia che non hanno niente da invidiare alla Guayana francese, perché camminavo a Canosa e passavo attraverso 30 manganelli che si abbattevano sulle mie carni e sulle mie ossa per romperle. Era un morto che camminava, era un morto che cos'era, fino a quando ha potuto, fino a quando non è stato più possibile e strisciavo per terra perché non avevo più la forza nelle gambe per reggermi. Rimane per 6 anni nel regime del 41 bis per associazione mafiosa, poi viene processato per traffico di droga. Scontata la pena e rimesso in libertà, viene avvicinato dai servizi segreti. Il SISD gli propongono di mettersi in contatto con Matteo Messina Denaro con la scusa di proporgli un affare. Vaccarino riesce a mettersi per 3 anni in contatto per corrispondenza con il latitante e comunica tramite pizzico, il tutto concordato con gli agenti del SISD. Quando nel 2006 viene arrestato Provenzano, sono già 2 anni che Vaccarino è in corrispondenza con Messina Denaro e che i servizi segreti del generale Mori leggono e studiano i messaggi. Spingono per fare incontrare Vaccarino e Messina Denaro, ma la Catturandi di Palermo nel covo di Provenzano trova un pizzino che parla di Vaccarino alias Vetorio. Messina Denaro non sa che Vaccarino lavora per il sistema. Si arrabbia con Provenzano perché non ha distrutto il suo archivio. E addirittura chiede scusa a Vaccarino. Mi scrive dicendosi mortificato perché era successa una cosa impensabile e perché aveva lui scoperto che o era un povero demente Provenzano o era un traditore. Io sono venduto Navasi, Sina Provenzano si sono venduti al Papa, per non confondere con il contesto. Provenzano si vende Sina, si vende.